Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video ricetta. Voglio realizzare con voi il pollo alle erbe aromatiche. Vi serviranno solo dei bocconcini di pollo, delle erbe aromatiche, rosmarino, prezzemolo, maggiorana, le bacche di ginepro e del vino bianco. Quindi è una ricetta super light perché non ha nessun tipo di condimento. Ma vi assicuro che pur non avendo condimenti è gustosissima. Io tutte le volte che la cucino faccio un figurone perché tutti mi continuano a dire quanto è buono questo pollo, come fai a farlo. Quindi, insomma, dopo l'ennesimo complimento ricevuto per questo piatto, ho pensato di fare il video e di condividerlo anche sul canale. Quindi adesso ci trasferiamo nella mia cucina, andiamo ai fornelli e vi faccio vedere come si realizza. In una pentola di terracotta vado a mettere un pochino d'acqua perché, come vi dicevo, io non utilizzerò condimenti per questa ricetta. Quindi un pochino d'acqua, qualche bacca di ginepro, quindi proprio una manciata, così. Poi metto il rosmarino, metto il prezzemolo, ovviamente se avete le erbe fresche è molto meglio, io purtroppo non le ho fresche, quindi devo utilizzare queste. E poi metto la maggiorana. Adesso che avete messo le erbe aromatiche, lasciate cuocere per 2 o 3 minuti in modo che la pentola, diciamo, prenda un po' il sapore e quell'acqua che avete messo, proprio come base sulla pentola si insaporisca. Poi andate ad aggiungere i bocconcini di pollo. Una volta messi i bocconcini di pollo nella pentola, li lasciate un pochino cuocere, fate in modo che prendano un po' di colore. Quindi quando cominciate a vederli un pochino bianchi e non più tanto rosati, andate poi ad aggiungere il vino bianco. Comunque adesso li lasciamo cuocere ancora. Stanno prendendo un po' di colore, quindi vuol dire che stanno abbastanza cuocendo. Adesso quello che dovete fare è aggiungere un po' di vino bianco. Adesso lo fate cuocere per 5 minuti circa, fate un pochino evaporare il vino bianco e poi andremo a fare la fase successiva. Adesso che il vino è un pochino evaporato, andate ad aggiungere dell'acqua, semplicemente dell'acqua, e coprite praticamente il pollo, quindi in modo che rimanga abbastanza sommerso in acqua. Adesso a fuoco moderato lo lasciate cuocere, è un piatto che richiede una cottura abbastanza lunga, io a volte arrivo a cuocerlo anche per quasi 2 ore, perché comunque è questo che gli dà la bontà, che lo rende così saporito, il fatto che cuocia a lungo. Quindi armatevi di pazienza, lo coprite con un coperchio, scusate se questo coperchio è vecchio, è utilizzato, è vissuto, ma è un ottimo coperchio. Quindi lo lasciate cuocere e ogni tanto ovviamente mescolate. Il pollo sta cuocendo, quindi siamo quasi alla fine della cottura perché ha cotto più di un'ora, quindi direi che ci siamo quasi. Io lo lascio cuocere ancora un po' perché, come vi dicevo, mi piace che sia ben cotto, però vedete che comunque ha già preso un altro aspetto, vedete che le erbe aromatiche si sono ben posizionate sui pezzettini di pollo, ha formato il suo sughettino, quindi vedete che anche senza olio, senza burro, senza strani condimenti, comunque riesce a prendere una buona cottura. Se riuscissi a farvi sentire il profumo, sono sicura che mi dareste ragione sul fatto che è un piatto molto saporito e veramente molto buono. Lasciatelo cuocere finché il sughetto che vedete qua non si asciuga un pochino, a fuoco molto lento, con molta pazienza, e poi sarà pronto per essere servito. Questo è il pollo a cottura ultimata. Come vi dicevo, la cottura è abbastanza lenta, infatti ha cotto circa 2 ore. Però vi assicuro che è veramente morbidissimo. Adesso non mi resta che trasferirlo in un piatto da portata con un contorno di patate al forno e gustarmi questo delizioso secondo. Ho trasferito il pollo in un piatto da portata, quindi questo è il risultato finale. Io spero di avervi dato una ricetta utile, una ricetta che possa piacervi, quindi vi consiglio di provarla. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi auguro buon appetito e vi mando un bacio enorme.